Ciao ragazzi, oggi vi porto al Full Riding Bike Park, un park a un'oretta da Barcellona. Io sono appena tornato dal Cile, se non lo sapevate seguitemi pure su Instagram, @francescocolombo18. Sono stato in Cile per uno spot che poi vi farò vedere, quindi rimanete sintonizzati, ma oggi invece usiamo la bici da downhill nel Full Riding Bike Park. Vi farò vedere qualche pista, ma soprattutto la pista creata da Loic Bruni. Andiamo! Dopo una parte molto off-road piena di salti, qua c'è una parte più rocciosa, ripida e tecnica. Forse un po' troppo per essere una blu. Bene, anche se alcuni hanno delle rampe un po' ripide, però poi tutti questi piccoli doppietti sono molto divertenti. Ma dimmi una cosa, perché ti metti il casco per salire su quel furgone? Perché ci tengo la mia faccia. Più pericolosa la salita in furgone o la discesa? La salita. Sì. Ok, Francia è partita per la blu. Io invece vengo qua a farvi vedere la pista di Loic Bruni. Diciamo che un po' tutti vengono in questo parco per fare proprio questa pista qua. È una nera, ovviamente, neanche a dirlo. E ho già fatto un giro, però è una pista davvero difficile a livello di Coppa del Mondo, secondo me. Molto molto viscida, con dei salti parecchio... Molti sono ciechi, quindi... Questa, siccome è l'ultima discesa di giornata, non vi riesco a fare una discesa full gas, però ve la mostro comunque perché è divertente ed è molto figa. Si parte subito con una parte ripida, vi assicuro che è molto scivolosa e si fa davvero fatica a frenare e a fermarsi. Ci sono parecchie pietre in confronto alla blu che ho fatto prima e molte compressioni in più. Doppia linea qua. Doppia linea, in realtà sarebbe da fare l'anticipo secondo me,
pezzo super ripido, anche lì l'interno era meglio, però senza track walk, secondo giro non mi lamento. Step up più drop, fermato al pelo. Un po' più veloce invece qua con tante gobbe a destra e a sinistra, parecchio da interpretare, serie di gradinoni anche qui, sarebbe da vedere di meglio. Altro pezzo ripido, si scivola un casino. Cieco. Qui mi sono dimenticato di questa linea. Andiamo verso la parte finale con l'ultimo salto. E voilà, pista di Loïc Bruny, creata insieme a Nico Vink, molto molto impegnativa perché è super viscida, spingere è davvero difficile e essendo così ripida appunto con 5-10 cm di sabbia praticamente sopra è davvero davvero impegnativa, molto ripida, tanti salti soprattutto ciechi, mentre invece i panettoni non tantissimi, ce n'è uno qua in fondo che è divertentissimo ma molto facile, quindi è una pista abbastanza completa, anzi qua nella parte della Catalogna diciamo intorno a Barcellona forse è la pista più completa, ecco, però ce ne sono altre che secondo me sono più divertenti. Scusa Loïc, yo! In penna? Vai.